Bella a tutti ragazzoni e, ben... no, e benvenuti in questo nuovo video, io sono Maullo941 e oggi continueremo con l'abbellimento e il completamento del nostro portale del Nether Cinema. Allora, io già mi sto portando avanti e sto cuocendo la pietra perché dobbiamo fare una piccola modifica a tutto l'ambaradan, ovvero... O io ho fatto questa cornice al nostro portale, che praticamente sarà la cornice che andrà a racchiudere il, il nostro portale. Poi, eventualmente, vedremo quando recupereremo tutta la baradana. Eh, quando andremo nel Nether, vedremo un attimino anche di recuperare della, della luminite per poter fare degli abbellimenti. Del tipo qui faremo ora del, delle incavature, diciamo, e al centro potremo mettere un blocco di luminite. Cosa che, però, ovviamente non potremo fare adesso. Quindi, ragazzi, intanto, prima cosa da fare, dobbiamo sostituire tutta questa terra e tutta questa pietra con la pietra normale. Quindi, armi in spalla, e iniziamo a grattare tutto quanto. Ok, ragazzuoli, allora, abbiamo ricoperto tutta quanta la caverna, diciamo, tutta con la stessa pietra. Così, ovviamente, si mimetizza tutto quanto. Andiamo qui. Prendiamo tutta quanta la pietra che abbiamo cotto precedentemente, creiamo tutti questi punti qua, questi mattoni lavorati, ne avevo altri 4, perfetto, facciamo degli slab, fatti gli slab, che ne so anche a fare troppi, però va bene, questi ce li teniamo per ricordo, ora se io metto questi così mi dovrebbero dare i mattoni levigati, perfetto, facciamo una botta perché non so di preciso quanti me ne servono, forse non mi bastano, forse sì, 30, forse dovrebbero bastarmi. Facciamo la stessa cosa con la sabbia. Allora, secondo l'antica leggenda, se poi io faccio così, mi dovrebbe dare quelli più. Ok, 4. Se io poi ne faccio ancora, mi dovrebbe dare. Non mi dà assolutamente nulla. Ok, perfetto. Perché ricordavo che c'erano quelli più cesellati? Come si facciano quelli più cesellati di, della sabbia, raga? Allora, piccolo break. Ok, ragazzoli, cosa facciamo? Andiamo a. No, 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 no. Dobbiamo levare tutta questa pietra di qua. Perché va bene che. Diciamo. Il contorno si deve camuffare tutto, ma il eh, disegno dell'esterno lo voglio fare un po' più particolare. Ovvero, dobbiamo andare a mettere la sabbia, questa, l'arenaria liscia. Che purtroppo non mi ricordo come si fa quella più particolare, signori miei, ma dovremmo accontentarci di questa. E poi mettere tutti questi blocchi di qua a, a segnare, tipo questa zona di qua. Mettiamo un'altra di sabbia, così quantomeno variamo un attimino. E poi mettiamo questi di qua. Vediamo come ci sta. Dai ci sta Poi al massimo questi qua all'interno li, li cambieremo pure con magari qualche, qualche materiale nuovo Che troveremo nel nether signori miei Lo faremo anche questo discorso Però intanto facciamo questa situazione di qua e Quindi sosteniamo tutti questi blocchi di qui Levo questo, levo questo, leva, questo, questo Questo, 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 questo Questo, perfetto Mettine un altro qui Qui, 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 qui Qui, qui e qui Ok E poi ci metti questo qui è questo qui, al massimo, poi al centro. Raga, potremmo mettere benissimo le, eh, la luminite che attualmente non abbiamo. Per ora ci mettiamo due torce, così una torcia qui e una torcia lì, tanto per illuminare la situazione e va bene così. Detto questo, altra cosa che possiamo fare per migliorare questa zona, per renderla più tetra, più particolare, oltre poi a metterci i vari blocchi di ehm, magma block che recupereremo nel nether, nel nether, signori miei, possiamo benissimo fare che scaviamo due blocchi qui. Ho, oh, lì c'è del carbone, però non ci serve E magari ne scaviamo un altro qui In perfetta eh, diagonale, tipo Poi... Vabbè, per ora lasciamo semplicemente questi due Io ho creato due campfire Li mettiamo proprio sotto, sotto Sotto, perfetto E sopra rimettiamo la nostra Pietra Però questo non li mette così, ecco Sopra rimettiamo la nostra pietra, signori miei Perfetto, e si vede il fumo Che esce praticamente da, da sottoterra Come se fosse una zona particolare particolare signori miei vedete il fumo entrate qui e già c'è sta il fumo che sta secondo me sta molto carino potremmo metterne un altro qua secondo me il problema è che li devo andare a fare andiamo a fare altri due campfire campfire fuochi da campeggio facciamone altri due li posso fare no ne posso fare semplicemente uno per ora perché ne posso fare semplicemente uno cosa mi manca? Uh, la carbonella gli sticchettini Tre di legno ce l'ho No, mi mancano gli sticchettini mm, mm, mm. Oh, 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 oh errore, errore del sottoscritto Mi mancano gli sticchettini Mi mancano gli sticchettini Ok Facciamo il, camp, il campfire Il fuoco da campeggio L'abbiamo già detto Lo ripetiamo Ne facciamo un altro E lo andiamo a piazzare Che ne so, tipo qua Proprio all'angolo eh, Sotto, più giù Ah no, che cazzola C'è l'acqua Quindi chiudiamo <ride> Ci manca che ci metto il campfire con l'acqua Chiudiamo Non dovevi chiudere così So scemo. metti il campfire e metti questo così, perfetto e l'altro lo mettiamo per esempio in questo qua. Qua sotto così, bello così, campfire e poi là, blocco così, così praticamente si vede il fumo nella stanza. Dai, ci sta, ci sta. In tutto questo, ragazzi, dobbiamo semplicemente ancora accendere il portale. E nel prossimo video, attraverseremo il portale, signori miei. Così andremo a recuperare un po' di materiali per poter continuare a abbellire questa stanza di qua. Andiamo a recuperare il materiale, l'acciarino. Ci manca l'acciarino, signori miei. Ok, acciarino recuperato. Andiamo a accendere il nostro portale, signori miei. Qui dobbiamo ancora ricreare il giro. Gino 3, signori miei. Qui andrà creato il Gino 3, però, va bene. Qui. Accendiamolo, vediamo se funziona. Sbam! Sì, noi abbiamo il nostro portale che ovviamente non attraverseremo oggi, ma lo attraverseremo nel prossimo video. Fatto questo andremo a recuperare un po' di blocchi e lo andremo a modificare tutta quanta la zona per renderlo più carino e coccoloso. Detto questo, ragazzi, l'ultima cosa che facciamo in questo video, intanto mi mangio un pesce, che ci sta, un bel pesciolone che ci sta sempre. Fatto questo, ragazzi, l'ultima cosa che andiamo a fare in questo video è completiamo il sentiero. Così lo facciamo pure assieme, più o meno. Lo facciamo assieme, più o meno, signori. E, e così questa parte di qua si può dire, anche questa completata. Intanto, leviamo questa parte di qua. Riesco a prenderlo Sì, perfetto Scaviamo Ce l'ho ancora la pala La pala, la pala, la pala la pala. Non ce l'ho più Ho appena rotto anche la crafting table Che gran bella testa intelligente che c'è ragazzi. <coughs> allora, 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 allora Allora, vediamo un attimino come siamo combinati Questo lo possiamo spostare di qua Questo lo spostiamo di qua Allora, apriamo questa cassa di qua Posiamo questo legno di qua che non ci serve Dobbiamo farci una pala Dobbiamo farci una pala, signori miei Ce la facciamo di ferro, dai Così devo dura di più Perché dobbiamo fare un sacco di... Buchi, quindi la mettiamo qua Sì, perfetto Pigliamo le misure giuste Del nostro bellissimo viale che sarà largo 1 Ma per ora sarà tutto provvisorio, Raga, poi qua faremo tutta l'entrata carina Quindi partiamoci da qua, ok Facciamo tutta questa apertura Di tre. fatto questo ragazzoli Ci vediamo appena finisco questa parte di qua E... Eh... Ok ragazzoli Ho recuperato un po' di legno, ora recuperiamo Tutti questi alberelli, ripiantiamo il legno che ci siamo presi, così non, dovrebbe, non dovremmo mai avere problemi di legno. Posiamo questi alberelli che ci stanno uscendo anche sopra le orecchie. Andiamo qui: e trasformiamo tutto questo legno in slab. Vabbè, ah sì, in prima in, in, in così e poi in slab. Perfetto. Ne abbiamo 64. Puff, ne abbiamo una botta praticamente Pigliamo anche questo di qua. E iniziamo e andiamo a completare il viale, signori miei. Così possiamo dire che questa parte di qua è completamente completa. Completamente completa. Che italiano è, secondo voi, completamente completa? Non è italiano completamente completo, però va bene. Però va bene. E... Inventiamo termini nuovi, ragazzi. Asta che completamente completa. No, sono cascato. Di qua facciamo la curva Ovviamente no, ovviamente facciamo assieme qua il discorso del viale Ok e poi a fianco metteremo tutti quanti gli slab Slab 1 Dai così, tutto quanto bello a girare Dai così Ok Completo sia questo che l'altro lato raga e ci vediamo Eh va a fan, eh, va 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 a fan bagno, va bagno. sia questo che l'altro lato e ci vediamo va 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 Ok, signori, 1, 2 e 3. Perfetto! E il nostro sentiero che ci unisce al portale, alla, alla grotta del portale, lo abbiamo fatto pure. Ora, l'ultima parte poi sarà tutta andare a modificare tutta l'entrata e anche tutta la zona interna del nostro portale. Possedendo, andando a prendere tutti i vari blocchi che ci sono all'interno del Nether. Quindi vedremo di fare poi tutta una struttura parecchio carina. Però già il fumo che esce da sottoterra è qualcosa di carino. L'unica cosa che voglio fare prima di chiudere questo video. Abbiamo fatto il sentiero, ma ce ne sbattiamo altamente. Tagliamo direttamente dall'acqua, che è molto più comodo. Voglio vedere come è venuto da sopra casa nostra. Ah, dai, 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 corri. Corri, ragazzo, corri veloce. Vediamo da qua sopra. Ciao, Fuffi. Prima o poi ti farò la casa anche a te. Sì, prima o poi, non so quando, ma prima o poi farò anche la casa a te. Eccoci qua. E abbiamo fatto un altro pezzo, signori miei. Guardate che sta carino. Dai, dai. Là, giustamente gli alberi sono... devono ricrescere. Là, dobbiamo fare giro terza. Prima o poi lo rifacciamo. E eh, però, dai, sta venendo su bene il mondo. Dai, dai, dai. Poi, qua faremo tutta una cosa Tutta con la, eh, con la Netherrack, cosa carina, particolare. Potremmo anche fare uno, tipo una cascata di lava, come se fosse un monte maledetto, una cosa del genere. Boh, vediamo, vediamo. Ancora su, anche una pixel art. no, poi diventa troppo bagiano Va bene, ragazzi. Detto questo, io vi ringrazio per aver partecipato a questo video, per averlo visto, per i like che mi lascerete, per i commenti. Noi ci vediamo domani, Con... qui sempre sul canale, con un prossimo video. Non so su cosa. Detto questo, bella raga, buona serata. Ciao cari.